Ricorre oggi il 166esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. A Catania le celebrazioni nella cornice di Piazza Vincenzo Bellini davanti al Teatro Massimo, dove si è svolta questa mattina la tradizionale premiazione dei poliziotti che si sono distinti in operazioni di polizia o di soccorso pubblico. A prendere parte all'evento anche alcuni alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado che hanno partecipato ad un concorso di elaborazione grafica e artistica indetto dalla questura e rivolto a giovani studenti. Presenti anche gli stand delle specialità della Polizia di Stato con esposizione di attrezzature ed equipaggiamenti di scientifica, artificieri e stradale. Positivo il bilancio tracciato dal questore di Catania Alberto Francini sullo stato della sicurezza nella nostra provincia nell'ultimo anno. Furti diminuiti del 5%, scippi del 30%, borseggi del 21%, estorsioni del 28%, rapine del 29%, omicidi passati da 10 a 9, 1.133 arresti, sequestri e confische di beni per 70 milioni di euro. La polizia esiste da 166 anni. Questa non è una festa, o almeno non è solo una festa autoreferenziale, è una festa per la gente, perché la caratteristica della Polizia di Stato fin dalla sua nascita è quella di essere sempre stata in mezzo alla gente, di aver vissuto la vita di questa nostra nazione. Catania è una grande città, con le problematiche di una grande città. Mi ricordo in piccolo la mia Napoli, con tante luci, qualche ombra. Credo che la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica a Catania sia molto delicata, ma già prima della mia venuta è costantemente monitorata dai nostri uffici in sinergia con la magistratura e stiamo, secondo me, ottenendo dei grandi successi.